ragazzina, tu hai dichiarato varie volte, intervistata proprio a proposito di Sanremo, che eri una fan, no, di Albano. Sì. Qual era la canzone? In realtà io ero una fan di Sanremo. Di Sanremo, nel senso che per noi, quando eravamo, devi sapere che ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo piccoline, io e mia sorella, addirittura registravamo, non so se tu ricordi i registratori come dove no, c'era rec e play, sì, insieme, esatto, e tutti dovevano stare zitti, perché noi registravamo direttamente dal televisore, quindi un audio pessimo, ma per noi meraviglioso. E quindi c'erano i Ricchi e Poveri, Pupo, Toto Cutugno, Albano e Romina, tantissimi cantanti anni 80 che sono rimasti nel mio cuore e nella mia mente. Allora, il primo... Uno in particolare nel mio cuore. Uno, tuo cuore, sì. Eccolo lì. Dov'è? Nel tuo cuore, nel tuo cuore. Ma sì, com'è la storia di questo video diventato virale? Ma che fate tu e Albano? Fate i balletti a casa? In realtà... Ma sai che io c'ho il reperto? La colpa... C'ho un reperto no, esclusivo, cari amici della notte di Generazione Z, cari ragazzi. C'ho il video, eh. Adesso lo faccio vedere. Ma che fate, ballate? Okay. No, ci divertiamo. Allora, io amo tantissimo i social, li ho scoperti attraverso i miei figli e devo dire mi piacciono molto. Mi piacciono molto perché mi permettono di interfacciarmi con loro in maniera diretta, senza filtri, ed è bellissimo. E a me non sembra vero ricevere il loro affetto. Sembrerà banale, per me è importantissimo ed è bellissimo ed è proprio un sostegno incredibile. Ma sei arrivata a veramente milioni di follower tra TikTok, Instagram, diciamo che tanti, questi TikTok con Albano funzionano particolarmente. Ma fai fatica? Divertono le persone, a me piace che divertono me in primis. Io sono curiosa, fai fatica a trascinare lui in questi balletti? Diciamo balletti che la colpa è mia, nel senso sono io la promotrice. E come fai? Cosa gli no, dici? No, mi diverto. Dai, dopo poi ti lui faccio si una lascia... crostata. No, si lascia piacevolmente coinvolgere perché poi insomma è molto bravo, insomma, sa, e ti cerca ama di molto, rendere, cerca ti ama di rendere tutti felici. In quel ti momento voglio di fare dai, una cosa, insomma. Allora, ve l'avevo promesso, ragazzi. Vediamo questo balletto Albano e Loredana. Cerco l'estate tutto l'anno. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Eccolo no, qui! È divertente! Lui a Sanremo ci è andato tante volte. Noi abbiamo la sua prima volta, La Siepe, del 1968. Ma poi abbiamo invece altre due canzoni che secondo me sono dedicate a te, dimmi se sbaglio. Una è L'amore è sempre amore, del 2009, e l'altra è Di rose e di spine, del 2017. Erano due momenti... Queste due non credo, però le ho vissute, le ho partecipate. Che momenti erano di questa vostra lunghissima storia d'amore, direbbe Gino Paoli? Devo dire che è molto bello, perché quando lui prepara un brano per Sanremo, poi ovviamente si ascolta, si riascolta in casa, io, Jasmine, Bido, siamo tutti coinvolti, no? Magari nell'ascolto, ognuno ha un'idea, un parere, c'è il maestro Alterisio Paoletti, insomma. Ed è per noi è già molto bello il pre-Sanremo, no? Quindi individuare... 2009 quando... che momento era della storia tra te e lui? Guarda, la nostra storia è sempre stata da alti e bassi, quindi non so, ci saranno stati alti e bassi anche nel 2009. Non ti so dire in febbraio. L'amore è sempre amore. L'amore comunque è sempre amore. Amore. Ascoltiamola. Per qualche cosa di romantico, di materiale incomprensibile, che fa soffrire quando... Sai che Jasmine ha un tatuaggio, sì, ha tatuato sul polso una rosa ed è dedicata anche a questo brano.
Allora, quali sono le canzoni di Albano che sono davvero proprio nel tuo cuore? Le prime che ti vengono in mente, le prime tre? Allora, la prima in antiche, non quelle moderne che ti stavo, riguardano. Invece stavo dicendo abbastanza attuale, quella che nel mio cuore si chiama la canzone di Jazz B, che è dedicata a Jasmine e ad Albano, assolutamente. Poi delle sue... Eccola. Beh, questa mi piace tantissimo, di Rose e di Spine sicuramente molto, mi piace Nel perdono e poi mi piace... E vabbè, però a me piacciono anche quelle, mi divertono, anche quelle che lui ha cantato insomma negli anni 80 in duetto, mi mettono allegria perché mi riportano alla mia felicità. Infanzia. Anche il ballo del papà. Felicità sì, molto, però cioè per me quella era un momento magico perché era insomma, la tua è il ricordo della mia infanzia. Ripeto, certo. Ricchi e poveri, Totò Cutugno, facevano, cioè ci appartenevano in qualche modo, è no? Vero. E quindi c'era un senso di forte. Io ancora quando faccio, hai citato prima TikTok, quando faccio i miei collegamenti su TikTok, sempre non c'è un collegamento dove io non ascolti l'italiano di Totò Cutugno. Mi dà un senso bellissimo di appartenenza e di condivisione bella. Vogliamo sentire Ricchi?